Allora, buonasera a tutti. Io ho avuto già una bellissima presentazione da Eva Pietroni. Ripeto qualche cosa, sono David Monacchi, sono professore, diciamo, di ruolo di elettroacustica al corso di musica elettronica del Conservatorio Rossini di Pesaro e sono fondatore e a tutt'oggi mi occupo da più di 20 anni ormai di questo progetto Frammenti di Estinzione, Fragments of Extinction, che è appunto un progetto di cui vi parlerò oggi. E io farò una presentazione un po' volata su alcune slide che magari sono anche più ricche di quello che i 25 minuti ci pongono come tempistica. E quindi andremo velocemente su alcune slide, ma molte sono fotografie, impressioni e alcuni file sonori, quindi sarà comunque facile poterlo fare. Allora, vado in condivisione. Bene. Allora, sì, quindi andremo molto velocemente a fare una carrellata anche di concetti che stanno alla base di questo che è un progetto essenzialmente interdisciplinare, nasce come progetto interdisciplinare ed è un piacere poterne parlare qui in un contesto che voi avete appunto creato all'insegna dell'interdisciplinarità. Che viene connessa come questi punti al concetto di sonic heritage, quindi di patrimonio acustico in tutte le sue declinazioni. Quindi, allora, con il progetto Frammenti di Estinzione, dunque, direi una cosa, farei una partenza con un file audio, così che da qui in poi, se tutto funziona, potrò lanciare qua e là qualche esempio. Lo mando, lo ascoltiamo per alcuni secondi e poi vi dico di che cosa si tratta. Se volete potrete ascoltare in cuffia, perché ovviamente se c'è un passaggio di audio stereofonico è auspicabile. Ecco, allora, spero che l'audio arrivasse a tutti. Si tratta non di una composizione, non si tratta nemmeno di una esplorazione elettroacustica, si tratta di una mera, pura registrazione di un paesaggio sonoro registrato in questo caso nelle foreste alluvionali del Borneo. Questi suoni all'altezza determinata che sentite, questi suoni che assomigliano a degli organetti, dei violini, in qualche modo, delle armoniche a bocca, ecco, nelle note gravi, non sono altro che insetti specifici di questa parte del nord-est del Borneo che realizzano questa sorta di flock, di polifonia microtonale che ci parla molto di un carattere ben specifico che è proprio della musica, che è proprio dell'arte, che è l'organizzazione del suono. Bene, ci ritorniamo, diciamo. Vi farei vedere di che cosa si tratta, che cosa fa questo progetto. Dunque, noi ci siamo sin dall'inizio, sin dal 2002, il primo viaggio in Amazzonia, ci siamo concentrati su un'area. Queste sono le foreste primarie, diciamo, esistenti prima dell'era antropica, e questo è ciò che rimane. Si capisce bene che la deforestazione e tutto l'impatto umano nelle aree ad altissima biodiversità del pianeta è stata distruttiva, ovviamente. Noi ci siamo concentrati da subito sull'area equatoriale che va da 5 gradi nord a 5 gradi sud. Perché? Perché in questi luoghi ci sono il maggior numero e gli habitat più, diciamo, integri di foresta primaria, foreste primarie che hanno un'altissima biodiversità. Noi abbiamo scelto le foreste che sono lowland, quindi foreste che sono di bassa quota, e che sono ad oggi completamente indisturbate, quindi quei luoghi remoti del pianeta dove
si può ancora rintracciare la firma dell'evoluzione. Quindi, appunto, questi luoghi sono i luoghi più biodiversi del pianeta. Se consideriamo il pianeta emerso, sicuramente le foreste primarie sono i luoghi più biodiversi. All'equatore, che cosa succede? Perché abbiamo scelto l'equatore? Perché i cicli circadiani, ovvero quella rivoluzione, diciamo, di presenza di specie, quindi di presenza acustica circadiana delle 24 ore, all'equatore è sempre uguale tutto l'anno da milioni di anni. Quindi, in qualche modo, l'orologio dell'evoluzione ha posizionato le varie specie in un modo estremamente ordinato ed equilibrato. E uniforme, soprattutto. Sono i luoghi più complessi, dove gli ecosistemi sono più fragili e dove quindi l'estinzione incide di più. Perché il paesaggio sonoro? Dunque, ordine e equilibrio, ne abbiamo parlato, l'abbiamo potuto già in qualche modo ascoltare, sentire. Sono delle impronte poco studiate della salute degli ecosistemi. In realtà la salute di un ecosistema si capisce direttamente dal suo paesaggio sonoro. Quindi in ecologia adesso, dal 2014, è nata una società internazionale, la International Society of Eco Acoustics, che proprio studia come dal suono si può capire la composizione di un ecosistema e la sua appunto salute, okay? E sono questi paesaggi sonori si stanno decomponendo molto velocemente. Si parla proprio di decomposizione perché si stanno degradando e sfaldando in un modo molto veloce, perché anche le aree più protette, più remote del pianeta non ci sono, diciamo, non c'è modo ovviamente di proteggerle dal cambiamento climatico che sta intervenendo in maniera molto pesante in questi ecosistemi così biodiversi. Il progetto sin dall'inizio ha lavorato, diciamo, come fieldwork, ricerca sul campo nei tropici, analisi dei dati una volta tornati in laboratorio, e disseminazione ovviamente di ciò che si capisce da ogni registrazione. Guardate, ogni registrazione che si fa ai tropici è praticamente sempre la prima. C'è talmente tanta diversità che spostarsi di pochi chilometri significa cambiare completamente le array di specie e quindi la loro composizione ecologica. E oltre a fare questa indagine scientifica, ecologica e bioacustica, l'idea è proprio quella, è stata quella all'inizio, di in qualche modo esplorare e, perché no, cercare di ricomporre per, diciamo, realizzare documentari che diventassero installazioni per musei e spazi pubblici. Ora vi faccio vedere qualche fotografia. Ecco, questa è la foresta allagata del bacino dell'Amazzonia, dove l'acqua cresce ogni anno di 15 metri e sommerge un'intera area di Amazzonia, e quindi si viaggia in canoa dentro queste cattedrali, che sono cattedrali sonore, con questi alberi giganteschi, con le canopis che fanno le volte. E faccio una veloce carrellata di immagini. Qui siamo ancora nei neotropici, ma siamo in Africa, nello Zanga-Sanga. Qui i microfoni non possono essere tenuti dall'operatore, ma vanno messi per registrare il notturno, per forza di cose, agganciati, perché ci sono diversi mammiferi che sono molto interessati a tutto ciò che non appartiene alla foresta. Quindi l'unico modo per avere l'attrezzatura funzionante e salva il mattino dopo è quella di appenderla. Ecco, queste immagini non le ho fatte vedere agli sponsor tecnologici, ovviamente, perché questa è un'immagine appunto dello Zangabai, il santuario di elefanti, è un vero e proprio luogo primordiale. E questa è la strumentazione che utilizzavamo nel 2008. Diciamo, andrei avanti, non farei ancora un ascolto, perché andrei più velocemente verso un qualcosa che ci interessa di più verso la fine. Qui invece siamo nei paleotropici, ovvero il Borneo, tutta l'area del sud-est asiatico, che è molto più vecchia dal punto di vista evolutivo. Parliamo di, nell'area nord-est del Borneo che abbiamo visitato, parliamo di 140 milioni di anni di evoluzione indisturbata come clima tropicale. Ciò vuol dire che questi paesaggi sonori sono più vecchi dell'estinzione dei dinosauri, per così dire. Quindi vanno all'estinzione precedente.
Ecco, nel Borneo è molto interessante lavorare in queste dipterocarp forests, che sono foreste con le chiome che stanno a 50-60 metri di altezza. Quindi posizionare i sistemi microfonici a varie altezze significa esplorare gli habitat in modo completamente efficace dal punto di vista della mappatura di quella che è la composizione delle specie. Si fanno anche registrazioni a terra, non sono sempre facili né safe da fare per l'altissimo numero anche di rettili che c'è in questi spazi. In questi luoghi piove molto velocemente e quindi questo è uno stratagemma curioso per difendere, diciamo, la strumentazione nel momento in cui dovesse arrivare la pioggia, che viene tolto quando la pioggia non c'è, ovviamente per non intaccare la direzionalità dei suoni, quello è un sistema. Ecco, questa immagine è importante perché ci fa capire che queste registrazioni noi le stiamo facendo come protocollo per intere 24 ore, quindi interi cicli circadiani di 24 ore continue, ma anche full spectrum, quindi con uno spettro che va al di là dell'ascolto anche umano. Ecco, ci sono pipistrelli, insetti, alcuni mammiferi, come i pipistrelli, che vocalizzano a frequenze inudibili all'uomo e con queste fanno la loro ecolocazione e svolgono le loro funzioni vitali. Quindi è importante con l'idea di proporre di tornare a casa con un vero e proprio ritratto acustico sonoro da consegnare alle generazioni future, perché le cose stanno cambiando molto velocemente, come abbiamo detto, è importante farlo con uno spettro che noi lo facciamo con uno spettro che è doppio, più che doppio rispetto all'ascolto umano. Quindi arriviamo a 48 kHz, abbiamo strumentazione microfonica che ci permette di riprendere anche queste frequenze. Io faccio un veloce ascolto, visto che abbiamo visto il Borneo, che poi commenteremo. Ecco, dunque abbiamo ascoltato un'altra registrazione inalterata, pura, e qui potevate sentire come, diversamente dalla registrazione precedente, c'è un campo acustico molto più prospettico, quindi abbiamo un ascolto di cose che stanno molto lontano e cose che stanno molto vicino. Questa lontananza è data dal campo riverberante. In foresta, soprattutto in Amazzonia, una foresta allagata, ma anche in Borneo e anche nelle altre foreste dove le chiome sono molto alte, spesso siamo di fronte a campi riverberanti che sono confrontabili con le nostre sale da concerto o ancor di più con le nostre chiese. Sono campi riverberanti che hanno un tempo di riverbero fino a 3 secondi, 3 secondi e mezzo. Quindi sentivate che questi gibboni, appunto, che erano famiglie di gibboni che all'alba, alle 5 e un quarto, questa è una registrazione alle 5 e un quarto, mentre la precedente era nel fondo della notte, erano insetti anfibi solamente, qui i mammiferi del mattino che si svegliano e stavano in qualche modo segnalando la loro posizione nello spazio della foresta ad altri gruppi di gibboni. Quindi si autoregolamentano per il proprio territorio di approvvigionamento di frutta quotidiano, diciamo, perché sono specie che si spostano, non sono stanziali. Ecco, questo campo riverberante è molto importante, tenetelo a mente, ma soprattutto tenete a mente che fra poco parleremo dello spazio sonoro. Tenete a mente che quello che noi abbiamo ascoltato qua erano sì delle cose che percepivamo lontano, ma di cui non percepivamo la direzione vera e propria, solamente la distanza. Ora, vado velocemente avanti, vi faccio vedere qualche slide sull'ultima campagna che abbiamo fatto in Amazzonia,
in un'area che si chiama Yasuni, che è l'area che uno studio del 2010 definisce essere il luogo con la più alta biodiversità del pianeta, quindi la più alta ricchezza di specie, sia biodiversità alfa che gamma, quindi sia la biodiversità locale, quella misurata sull'ettaro, sia quella misurata sul landscape, sul paesaggio intero, che sono 10 ettari. E, quindi sostanzialmente qui abbiamo un'insistenza della ricchezza della vita che per qualche ragione è schizzata a livelli altissimi, che sono diverse volte più alti della media della biodiversità dell'Amazzonia. Quindi questo luogo però siede purtroppo, ecco, vedete qui nella slide di sinistra, siede su un'area di interesse per l'estrazione petrolifera e quindi ha i giorni contati, ha avuto i giorni contati negli anni 70, poi è stata bloccata l'estrazione e la zona intangibile della biosfera UNESCO, dove ci sono due popolazioni ancora non contattate, i Taromenani e i Tagaeri, che vengono sterminati dai nativi, diciamo, corrotti a cui i petrolieri danno armi in mano. Quindi una situazione, come immaginate, fuori controllo, sebbene protetta da una convenzione che è quella della biosfera di protezione dei luoghi nativi. E quindi noi ci siamo andati, diciamo, con grande priorità prima che la strada che vedete in rosso e bianco entrasse all'interno dello Yasuni. È un luogo assolutamente incredibile, una biodiversità così alta che diciamo ogni giorno ci sono paesaggi sonori completamente diversi, sebbene si è nello stesso luogo, e spostandosi di poche centinaia di metri si trovano appunto composizioni completamente diverse. E qui cominciate a vedere che ci sono vari sistemi microfonici con cui registriamo. Perché questi sistemi? Ecco, questo è il campo di registrazione. Noi ci appoggiamo ai centri di ricerca in foresta, dove ricarichiamo le batterie e ci facciamo le docce ogni tanto, e abbiamo approvvigionamento di ogni tipo, ovviamente, ma i campi di registrazione in foresta sono luoghi a cui si arriva con 2 ore di canoa, 3 ore di cammino, insomma, si cerca di andare in quei luoghi che non sono mai stati visitati dall'uomo, tranne che dai nativi, diciamo, non contattati in questo caso. E questa è un'immagine importante che ci dice che le registrazioni sono anche fatte in tutto l'aspetto notturno, quindi le 12 ore notturne. Ecco, questo è il giorno prima di partire. Queste sono le tecnologie che portiamo come standard, che utilizziamo sin dal 2008, che portiamo in foresta. Ecco, è tanta roba, ovviamente, ma perché tutta questa roba? Perché portare tutta questa tecnologia quando oggi con un registratore digitale a mano si potrebbe fare lo stesso senza faticare tanto? Allora, la risposta è riuscire ad arrivare alla massima fedeltà di tipo, diciamo, temporale, frequenziale, timbrico, sull'aspetto, diciamo, dello spettro anche, quindi uno spettro che va al di là dell'ascolto umano, ma soprattutto riuscire a portare a casa l'informazione spaziale. Allora, noi, quando ascoltiamo suono, e mi riconnetto anche a quello che diceva anche Claudio Rufa questa mattina, quando ascoltiamo suono in una situazione reale, noi lo ascoltiamo sempre immersi in uno spazio tridimensionale, la nostra testa è immersa in uno spazio che di fatto è composto, è suddivisibile in X, Y, Z, ok? Quindi è uno spazio tridimensionale. Bene, come rendere questo però in una registrazione? Non certo con le tecniche che sono quelle unidirezionali qui a sinistra, utilizzate solitamente nel cinema e nella musica per riprendere ciò che viene da davanti. Lo stage musicale di una sala da concerto è quello che ci interessa riprendere. Non ci interessa certo riprendere il colpo in tosse del pubblico. Ok, quindi le registrazioni vengono fatte in modo direzionale. Anche per il cinema ci interessa riprendere gli attori. Nell'ambience le cose si spostano nella immagine centrale, che è quella del 2D planare, che è quello che il cinema ha tentato di fare per tanti anni col 5.1, ne parlava appunto anche Claudio, e con tutte le tecniche planari di riproposizione, diciamo, spaziale del suono. Ora, il paradigma di questi ultimi, diciamo, 10 anni, da quando i brevetti sull'ambisonics sono tornati di pubblico dominio, i brevetti per
per i microfoni, è quello di provare a capire com'è riportare a casa una sfera di suono che conserva tutte le informazioni direzionali di ogni singola sorgente sonora. Voi capite bene che sin dall'inizio noi con Frammenti di Estinzione abbiamo subito sposato queste metodologie e abbiamo in realtà provato per tutte le case produttrici di questi microfoni che alla fine degli anni 90 non erano stati mai portati in foresta, diciamo, quindi avevamo sponsor da tutto il mondo a cui davamo dei feedback, proprio per riuscire a registrare tutte le specie che vocalizzano dalle chiome, tutte le specie che vocalizzano dai lati, diciamo, della foresta e dalla terra, ok? Quindi avere una esatta impressione acustica dello spazio sonoro e di tutti gli individui delle varie specie che vocalizzano dai diversi punti dello spazio. Questi punti dello spazio, a livello di bioacustico e di ecosistema, sono molto importanti, perché gli individui creano territori, soprattutto insetti e anfibi, attraverso il sonoro. Quindi se noi vogliamo indagare la composizione, diciamo, sonora degli ambienti primordiali e vogliamo portarla al nostro pubblico dicendo: guardate che con l'estinzione in atto noi stiamo perdendo le più grandi, le più belle composizioni che la natura abbia mai creato, che sono quelle degli ambienti ancora non toccati, non le abbiamo neanche registrate, non sappiamo neanche cosa c'è dentro quelle foreste. Ok, io lavoro con tanti biologi e arriviamo poche volte al nome della specie, dal suono. Negli insetti non si sa niente, negli anfibi si sa parecchio, negli uccelli si sa, diciamo, molto, dei mammiferi si sa invece quasi tutto, però tanti di quei suoni che si ascoltano, che compongono questa grande orchestra, che compongono questa sinfonia naturale che ha molti milioni di anni di evoluzione e che sta scomparendo, questi sono, non hanno nome, ok? E questo non avere nome per noi è stata sempre una cosa straordinaria che abbiamo sempre voluto portare a casa e, diciamo, cercare di... Ecco, vedete, questo è... oggi stiamo sul Borneo, diciamo. Questa è un'analisi, uno studio che abbiamo fatto analizzando 24 ore della Dipterocarp Forest del nord-est del Borneo, qui eravamo in Brunei. Abbiamo trovato 254 unità di codice, quindi linguaggi sonori diversi. Alla fine i dati definitivi ci danno che in un solo 24 ore, da un unico punto di registrazione, sono passati in 24 ore 190 specie. Insomma, è una cosa enorme dal punto di vista, questo è un punto unico della foresta, badiamo bene, perché se ci saremmo spostati, se ci fossimo spostati di 100 metri, sarebbero stati probabilmente 10 di quelle specie comune, ma 180 diverse, ok? Quindi alcune di queste specie le abbiamo riconosciute. Ecco, questi sono i gibboni che ascoltavamo prima. Ci sono delle cicale che propongono ogni giorno alle 6 in punto, se non piove e se la temperatura è stabile, ma con i cambiamenti climatici le cose si stanno anche spostando nell'orologio dei canti di tutte le specie, ce lo dicevano i ricercatori di lì, e noi abbiamo comunque portato a casa una bella... Ecco, questa è la Pomponia imperatoria, proprio questa, la 6 o'clock cicada, perché tu puoi mettere l'orologio, sai che alle 6 in punto cominciano a cantare queste cicale, che fanno una cosa che sembra quasi una tromba con sordino, una cosa impressionante dal punto di vista anche acustico del volume sonoro, e durano per 20 minuti, dopodiché arriva un'altra specie, dopodiché un'altra specie ancora. Allora, è stata fatta un'analisi molto specifica da un punto di vista anche non solo appunto dell'analisi del codice della singola specie, quindi riduzionistica, ma anche dell'analisi ecologica, e questa analisi ecologica ci ha detto che quello che succede è, qui volo sulle slide perché non abbiamo tempo ovviamente, quello che succede a livello sistemico è che c'è una grandissima organizzazione, un grandissimo equilibrio, una grandissima... diciamo coerenza tra i vari cicli circadiani dello stesso habitat. Abbiamo paragonato neotropici e paleotropici e ci sono cose completamente diverse.
I paleotropici sono molto più organizzati, i neotropici sono meno organizzati ma più biodiversi, sono più giovani sostanzialmente. E quindi questo ci dà la misura di queste ecosinfonie, di quanto siano diverse queste ecosinfonie. E abbiamo fatto anche uno studio sui frattali, ma qui vogliamo. Ecco, volevo arrivare qua. E questa è una cosa che si capisce velocemente. Questo vedete, questo è uno spettrogramma. Sull'asse verticale abbiamo le frequenze, sull'orizzontale abbiamo il tempo. Quindi abbiamo il tempo che è passato, quindi vediamo un minuto circa di tempo schematizzato in questo spettrogramma, appunto. Questi sono tre gesti sonori di una singola cicala. Ecco, quelle altre qua sotto sono rane arboree che vocalizzano quando la cicala smette. Ok? Quindi la cicala fa un gesto, le rane arboree aspettano che la cicala finisca e poi vocalizzano. Questo perché sono frequenze vicine e non si disturbano. Questo è un paleocoro di aggregazione sistemica, ok? Ed è di un fascino straordinario, come gli ecosistemi, specie così piccole, di insetti e di anfibi, abbiano capito il rispetto reciproco, che è una funzione di efficienza dell'ecosistema stesso. Queste invece sono nicchie frequenziali, quelle di prima erano nicchie temporali, ecco, vedete, ognuna di queste è una specie, ok? E sono suddivise nel tempo, ok? Tornati indietro, sono suddivise, scusate, nell'ambito frequenziale, così come noi dividiamo con il multiplexing la radiazione elettromagnetica con cui trasportiamo i segnali radio, ok? Stessa cosa è stata capita da una natura primordiale. Ecco, lì in mezzo ci sono degli insetti che vocalizzano nell'unica area specifica. Guardate questo sembra... Io qui ho messo adesso, sono otto specie di insetti, sempre del Borneo, accidenti, sono andato lungo, devo chiudere, e questo è un vero e proprio pentagramma, quello è un'ottava, e guardate, sembrano, c'è un'analogia straordinaria alle note, ok? Quelli sono semplicemente insetti. Bene, faccio una cosa velocissima, diciamo, vi mostro... Bene, avete potuto ascoltare come ci sia un'armonia, questi suoni siano aggregati da un bricolage evolutivo acustico di milioni di anni che non conosciamo e che sta scomparendo. Allora, per fare questo, il progetto Frammenti di Estinzione non è solo un'arca reale di questi ritratti sonori di 24 ore, ma anche un'arca immateriale, per così dire, ma anche un'arca materiale dove ascoltare questi suoni. Con un input del Museo di Storia Naturale di New York, nel 2008, io ho creato questo luogo, il teatro ecoacustico, un luogo per riprodurre l'intera sfera acustica di una foresta, dove il pubblico sta al centro, siede al centro e ripropone e ascolta tutto ciò che avverrebbe in una foresta. Questo è il nostro laboratorio, la prima sala in perifonia sferica del Conservatorio d'Orsini, prima sala in perifonia sferica d'Italia, una delle poche in Europa, dove facciamo analisi e post-produzione di questi paesaggi sonori. Ecco, sono 21 altoparlanti. Questo è il primo teatro costruito nel Museo di Storia Naturale Naturama in Danimarca, dove quegli stessi spettrogrammi, vedete, vengono proposti a 360 gradi intorno al pubblico. E questa è la prima sonosfera che abbiamo costruito a Pesaro, città UNESCO della musica, ed è uno spazio dove appunto si ascolta con 45 altoparlanti in geometria sferica che insieme propongono al centro una riproposizione così
realistica, diciamo, del paesaggio sonoro, che il pubblico può chiudere gli occhi in questa parte iniziale, quella inaugurata Sassoli del Parlamento europeo, è venuto fino a Pesaro, è stata una bella cosa, poi abbiamo chiuso col lockdown, e questa è quello che faremo in futuro, ovvero la trasmissione in tempo reale da tre foreste primarie dentro la sonosfera e la creazione di un palinsesto che è giocato sull'alternanza dei momenti più importanti. Io praticamente ho chiuso, in sonosfera quello che si fa è un ascolto di tipo immersivo nel buio assoluto, dove le persone sono sostanzialmente come i non vedenti, costruiscono lo spazio attraverso il senso acustico, e poi c'è una parte educational, diciamo così, didattica, che è quella esplorativa, relativa agli spettrogrammi, a tutto quello che avete visto, gli spaziogrammi, anche una parte creativa dove c'è un'interazione in tempo reale nelle nicchie disponibili, quindi una collaborazione uomo-natura. Arrivo alla slide finale, queste sono le collaborazioni, e io vi ringrazio, scusate se ho fatto un po', mi sono un po' dilungato, ma forse avremo ancora forse un tempo per una domanda. Grazie.